Buongiorno e buona domenica, sono le 9:10. Ci siamo alzati da una mezz'oretta, ci siamo preparati. No, da un'oretta. Da un'oretta. Ci siamo preparati, stiamo andando a fare colazione da Cesar e Francesca Gemmina. Stiamo passando però a comprare i cornetti, ovviamente, ma che facciamo? Andiamo a fare colazione senza niente? Perché ci siamo autoinvitati. Ci siamo praticamente autoinvitati, no vabbè, perché dobbiamo farci dare una cosa, questa è una chiavetta. Quindi... Ah, infatti, allora dai, ve lo spoiler, nel senso che l'avete già visto, ve lo dico adesso, dobbiamo farci dare il video che ha girato Francesca della proposta, che c'ha lei, ce lo facciamo mettere sulla chiavetta per editarlo. E niente, quindi andiamo, ci siamo autoinvitati a far colazione da loro e adesso prendiamo i cornettini. Da un posto che ci piace tantissimo, che è siciliano. Sì, c'è un posto vicino a casa che si chiama I Siciliani, è sulla Tiburtina. C'ha un sacco di cornetti particolari e ci fermiamo quasi sempre a fa colazione. Questa è la Tiburtina, tipo Montagna Rossa, e sta guidando il mio amore che ha l'esame patente a breve, quindi deve fare pratica, anche se è bravissima. E niente, dai, ci... Non lo dico, se poi vengo staccata mi sparo. No, non lo dico, eh? Facciamo, incrociamo le dita tutti quanti. E niente, dai, ci vediamo dopo. Raga, siamo arrivati, guardate Franci quanto è brava ad apparecchiare le tavole. Ma queste l'avete portate voi? Beh, ma che c'entra? Quello è top, però. Cioè, guardate il latte. Guardate oggi com'è bella. Vabbè, in realtà lei si veste sempre bene, quindi non la guardiamo più in realtà. Poi c'è Cesar e purtroppo c'è Claudio. Poi c'è Cesar, non è bello. Capito? Perché? Poi c'è lui. Perché ti ha snobbato? No, va bene, nel senso che c'è anche lui. E purtroppo ci sei anche tu, però quelli sono dettagli. Allora ragazzi, dopo Francesca siamo tornati a casa perché dovevamo finire delle cose, tra cui mettere il vlog, chiaramente Kira decide di bere sempre ora, e niente, alla fine abbiamo deciso, anzi in realtà è stata un'idea di Zottis, di ordinare del cinese. Io mi sono presa riso con pollo, insomma a base di soia, pollo e verdure. E tu? A me con il curry, sempre pollo, verdure, però è pollo al curry. E poi ho preso del... Uramaki? Sì, quelli col gambero e questi con la Philadelphia. E sono contentissima perché io ho voglia di cinesi e lui io l'ho dimenticato, non gli piace tanto. Infatti sono rimasto male. Ma non fa niente. Lui invece il cinese non ci va matto e io oggi ho fatto questo sacrificio per me. Io adoro. Buon appetito. Oh, abbiamo deciso di farci una passeggiata a Villa Torlonia, raga. Guardate quanto va veloce questo cane. Che il padrone la sta chiamando a 2 ore. Ma lei non vuole andare. Va tipo a 2 all'ora. Fa finta di niente. È meraviglioso. Guardate quanto è bello oggi il sushi. Tra un po' andiamo a mangiare anche al sushi. Andiamo da Domo, che da tantissimo non andiamo. Sì, infatti non vedo l'ora e tra l'altro andremo con un'altra coppia e vabbè, adesso stiamo provando a fare delle fotine per Instagram, una in realtà, che sono 2 giorni che voglio fare, ma speriamo venga. Io oggi ho optato per un trucco naturale, fatemi sapere se sto bene o mi preferite un po' più truccatina. Allora ragazzi, in realtà abbiamo già cenato, abbiamo già mangiato il sushi. E questo è Roberto, ve lo faccio vedere perché sennò tipo pareva vado a cena con Roberto e poi tipo sparisco e ci vediamo direttamente domani. E tra l'altro Robby ha anche un canale, quindi se volete io ve lo lascio giù, andrò a vedere. Che fa tantissimi video ogni settimana, quindi non sì, va annoiato. Sì, praticamente video svuota spesa oppure un pochino di tutorial, qualche video ricetta. Quasi semplici semplici. Però insomma, la chicca, scusa Roberta, vai. Ma ti leva la scena. Zotti che c'ha la mia borsa, che bello che sei. E poi lui è il suo retrocamera. Sì, che lei sfrutta, capito? Cioè, dilla la verità che sfrutti sì, il tuo sì, ragazzo, lo sfrutto. Futuro marito, però vabbè, questo. Sì, speriamo prima o poi se Covid permettendo. Covid permettendo. Noi abbiamo solo pagato la cena, abbiamo sentito a quelli. Sì, abbiamo pagato. Bodyguard. Almeno abbiamo mangiato. Avete scelto voi pure, quindi no, non abbiamo scelto niente. Molte stanno già a criticanze, vergogna. Sì. No, vabbè, niente. Frega, buon lunedì, oggi nuova giornata. Claudio è veramente stato a casa questa mattina, ha iniziato a mettere a posto la qualunque. E niente, adesso è ora di pranzo, sono tornata da lavoro. Questo è whisky. E ora vi faccio vedere cosa ho preparato. La melanzana alla sassarese. Poi abbiamo del pollo con carote, pisellini e del mandorle, pane. Mandorle, anacardi. E poi c'è questa schiacciata romana integrale con esso.
E niente, buon pranzo. Allora, da pranzo siamo spariti praticamente perché io ho fatto scuola guida e poi niente, Claudio ha invitato tutti gli altri e abbiamo preparato un po' di cosette. Guardate oggi quanto è bella Giulia. Si è fatta un trucco con i prodotti di Lidl nuovi, quelli semplice. Esatto, estate 2020, quindi vi lascio il canale, andate a vedere poi il suo trucco. Ehi, prego! Questa invece è la mia faccia di una traumatizzata, c'ho ancora le linee del costume che prima o poi andranno via. E poi c'è il mio fidanzato Andrew, che tanto dopo lo riprenderò anche se lui non vuole. Buon martedì da maialino, ciao maialino. Finalmente mi mostro anche io, dico finalmente perché sono le 7:30. Allora, guardate il disastro. Questi sono qui da ieri sera, che sono venuti tutti i nostri amici appunto a casa e abbiamo fatto una cena, ma è finita alle 2 più o meno. Io stamattina sono andata al lavoro, Claudio è dovuto partire perché ha delle cose burocratiche da fare e quindi niente, in pratica fino adesso sono stata solo sbattuta sul letto. Non ho fatto veramente niente, ma a parte lavorare stamattina, sono tornata a casa, ho mangiato gli avanzi, tra virgolette, di ieri e in poche parole alcuni li ho dati a Kira, tipo gli arrosticini che sono avanzati, così. E niente, in pratica non ho fatto nulla perché si muore dal caldo, raga. Io non avendo i condizionatori, avendo il pinguino che metto solamente dentro la camera, veramente non riesco a vivere fuori dalla camera. Devo per forza farmi i condizionatori perché si muore, cioè vi giuro, non sto esagerando, non ce la faccio proprio. In tutto ciò dopodomani devo andare a portare Kira dal veterinario. Comunque, visto che ho un po' di tempo, cioè un po' di tempo, in realtà devo lavare i piatti, fare una lavatrice e disfare una trousse per il trucco. Vabbè, comunque niente, in pratica volevo chiacchierare un pochino con voi, visto che mi avete posto tante domande praticamente sul matrimonio, visto che ho fatto quel video, insomma, cioè mi hanno fatto quel video appunto della proposta. Allora, innanzitutto devo far stringere l'anello, solamente che ci sono stati problemi, mi ha raccontato Claudio, con il posto dove appunto me l'ha fatto, perché in pratica, siccome lui quando è stato in Sardegna a fare un corso l'ha comprato, l'ha fatto spedire a Roma e quando l'è andata a prendere in questa gioielleria, in pratica gli hanno dato un altro anello, quindi lui si era un attimo innervosito e diciamo quello gli ha detto che comunque di stare tranquillo perché comunque aveva dato solo la caparra, cioè di conseguenza non è che l'aveva pagato, che si poteva arrabbiare, e poi gli ha detto e poi comunque questo costa di meno, quindi ti conviene pure di più comprarlo. E lui giustamente gli ha detto, cioè ma che discorso è, se io voglio un anello, scelgo un anello e tutto, evidentemente voglio quello, cioè non mi importa pagare di meno, no? E poi comunque anche quella cosa che uno si sente dire, mi ha dato solo la caparra, che vuol dire? Cioè, a parte che la caparra in generale, comunque anche fossero 2 euro, cioè comunque io ti ho dato dei soldi, ho scelto una cosa e tu dovresti essere poi... Ma poi in generale anche la sensibilità, l'empatia, cioè si tratta comunque di un anello importante, non è che cioè ti ha fatto una richiesta di non... Con tutto anche il rispetto, che ne so, per un anello di compleanno, cioè comunque uno dovrebbe essere felice di realizzare i desideri di una coppia, invece proprio niente. Di conseguenza, ecco, stiamo cercando una gioielleria, ma abbiamo un po' paura tipo che sostituiscano magari il diamante, eccetera, eccetera, si sente un po' queste cose, quindi ecco, non sappiamo a chi rivolgerci perché io non ho una gioielleria di fiducia, in quanto comunque io non ho questa passione per i gioielli, no? Tutti quelli che metto comunque sono accessori di basso costo, oppure anche quelli belli come tipo il Pandora e Daniel Wellington, comunque costano 50-100 euro, di certo non hanno dei prezzi esagerati come appunto gioielli tipo in oro, eccetera, eccetera, ma è veramente troppo troppo largo e poi ho le dita davvero molto molto fine, quindi devo per forza farlo cambiare. Quindi stiamo un attimo valutando appunto dove, come, perché. Se avete suggerimenti di gioiellerie a Roma che fanno questa cosa anche a pagamento, ma che comunque sono bravi ma soprattutto affidabili, scrivetemelo qui in privato su Instagram perché mi sarebbe di grande aiuto. Comunque mi avete fatto un sacco di domande, io non so se girare un video apposito
con le info del matrimonio o dirvi qualche cosa nel vlog. Cioè, qualcosa ve la posso dire. Ad esempio, mi avete chiesto se abbiamo già una data stabilita. Parrà strano, ci sono persone che giustamente hanno le loro date, le loro idee. Io non ho una data prestabilita, perché comunque per me già è un sogno comunque potermi sposare con lui. Di conseguenza non ho una data per dire, che ne so, per forza quella, altrimenti non lo sposto, ne cerco un'altra sala. Cioè, a me basta che la sala è bella, basta che quel giorno siamo io e lui e mi va benissimissimissimo qualsiasi cosa, cioè qualsiasi data, non mi frega niente. E quindi ecco, no, non abbiamo una data. Inizialmente pensavamo il 15 giugno, perché comunque è il giorno del nostro anniversario, insomma. Però alla fine, insomma, abbiamo visto che forse essendo un giorno infrasettimanale non verrebbero alcune persone, non lo so, però diciamo la nostra idea era il 15 giugno inizialmente, però dobbiamo un attimo vedere. Stavo pensando anche al 2 luglio, però abbiamo già un altro matrimonio il 4 luglio, dove andare il 10 luglio, quindi di conseguenza sarebbe veramente un caos. Quindi agosto non mi piace come mese, cioè già fine agosto sì, ma proprio agosto no, perché fa veramente troppo caldo e quindi cioè io lo soffro troppo. E quindi niente, agosto non mi piace. E chiaramente a me, cioè, poi chi si è sposato ad agosto, ripeto, fine agosto, tipo dal 23-24 così sì, poi dipende anche da dove, il luogo, perché chiaramente se stai in un luogo di mare o in una città afosa, chiaramente fa caldissimo. E mi piaceva anche settembre, però vedremo, insomma, non abbiamo una data. Se anzi voi avete dei suggerimenti su date o cose, fateci sapere. E comunque la cosa che vi posso dire, che mi avete chiesto se la faremo di giorno o di sera, la faremo di sera, cioè nel senso pomeriggio. Noi abbiamo pensato di fare le foto, poi ci sarà la cerimonia che noi facciamo tipo rito all'americana, quindi nella sala, e appunto ci sarà il nostro matrimonio e poi ci sarà il rinfresco, l'aperitivo e poi la cena. Quindi insomma, così abbiamo immaginato anche dei fuochi, insomma le lanterne, ma queste cose le decideremo poi nel proseguo. Vabbè, abbiamo già dato un'occhiata, e quando stavo attivo, insomma così, Frascate, ecco, abbiamo già dato un'occhiata a 4 sale o 3. Comunque se una proprio non ci è piaciuta, due sono molto belle. Una è Casale Baldetti, che è molto molto bello, sta a Frascati, e un'altra non mi ricordo il nome, ma è una residenza tipo vai verso Monte Compatri, molto bella. Mi avete chiesto se ci sposeremo a Roma o in Puglia. Ci sposeremo a Roma, sia per questioni logistiche, che ci abbiamo più invitati romani piuttosto che pugliesi, e sia perché io questa cosa non la sapevo e sinceramente non mi interessa, che ci si sposa nel luogo della sposa. Cioè se io ero di Napoli, magari ci sposavamo a Napoli. Ecco, questo non lo sapevo sinceramente, perché per me è veramente indifferente. Anche cioè io mi sposerei tranquillamente in Puglia, anzi forse in Puglia è pure più bello, il mare eccetera eccetera. Però chiaramente se siamo ad esempio 80, di cui 60 sono romani, è un po' un controsenso far spostare 80 persone, anche perché comunque non tutte, ma alcune che non hanno magari capacità economiche, uno le aiuta, no, per farli venire, perché io sono dell'idea che se io voglio una persona al giorno del mio matrimonio è perché quella persona mi arricchisce la giornata e sono felice di averla. Appunto, se non può, io non sono di quelle persone che dice tipo allora se non puoi venire, se non mi puoi fare il regalo, non venire. Cioè io piuttosto preferisco che non mi fa il regalo, ma che comunque ci segue il giorno. Di conseguenza, ecco, proprio per questo ragionamento abbiamo preferito farlo a Roma piuttosto che in Puglia. Nulla togliere alla Puglia, ripeto, perché comunque per me sarebbe stato bellissimo farlo lì, e sicuramente anche magari la parte della sua famiglia sarebbe stata più contenta, però purtroppo, ecco, per questioni così non lo faremo qui. Per quanto riguarda l'abito, che mi avete fatto le domande, chiaramente non so se riprenderò sicuramente delle prove di abito, magari che vado con Francesca, Sara, insomma, che mi accompagnano, Letizia, ora vedo un attimo, farò delle riprese, però chiaramente quando sceglierò quello ufficiale lo vedrete solamente il giorno del matrimonio o poco prima, cioè poco dopo, perché comunque poco prima no, perché comunque non voglio spoilerarlo a Claudio.
E solo per questo, non per altro, sinceramente, perché comunque sì, ho un'idea di come lo vorrei, però ecco, non so se esista questo genere. E poi mi avete chiesto anche se io avevo capito qualcosa. Allora, chiaramente noi ne stavamo già parlando del matrimonio, non è una cosa che è caduta dall'oggi al domani. In tutte le coppie felici sicuramente è un traguardo importante, però io ero più la classica persona che gli diceva: non spendiamo tanti soldi per il matrimonio, sono soldi buttati, facciamo una cosa veramente, andiamo al comune, mettiamo due firme e basta, cioè giusto per comunque avere dei diritti, ecco, perché ecco, purtroppo è questa la verità, che molto spesso se non sei, cioè le coppie di fatto non sono tanto tutelate, di conseguenza ecco, gli avevo detto facciamo una cosa tranquilla, insomma vengono quei testimoni, facciamo una festicciola così e ciao. E lui è sempre stato, cioè diciamo, mi ha sempre detto veramente per fare un matrimonio ci vogliono dei soldi e sicuramente non sarà domani, ecco. Diciamo che io sapevo che da quando si riceve l'anello è un anno, ma chiaramente aspetteremo un po' di più di un anno, però insomma chi se ne frega, ecco, ripeto, però se fossi per me mi sposerei anche domani io e lui e farei il viaggio di nozze. Quindi niente, sono felice così, cioè non ho pretese di nulla, però ecco, sto vedendo alcune location e sono da paura. Vorrei sposarmi anche al mare, però ora vediamo, al mare o ai castelli comunque romani, mo vediamo un attimo. Poi mi avete anche chiesto quante persone più o meno saranno, ecco, diciamo da 80 a 100 più o meno, perché chiaramente io al matrimonio voglio solamente persone che ho piacere di avere lì e non persone invitate tanto per fare numero, tanto per ricevere il regalo, eccetera eccetera. Stiamo anche pensando al viaggio di nozze, perché siccome noi conviviamo e vivremo a Roma, perché speriamo che abbia un trasferimento, comunque vivremo qui, abbiamo tutto e sicuramente il viaggio di nozze sarà il regalo che chiederemo, credo, non lo so, io non so neanche come funziona, se pare brutto chiedere o non chiedere. Comunque ecco, abbiamo in mente 3 posti, dobbiamo un attimo vedere come, quando e perché. Se avete comunque suggerimenti su questo fattore, fatemi sapere. Io credo di avervi risposto quasi a tutte le domande. Ah, non sospettavo niente, dicevo, poi mi sono confusa. Sì, ne parlavamo, però non sapevo né come, né quando e né perché. E io credevo, siccome dovevamo scendere in Puglia, poi non siamo più scesi per problemi lavorativi miei, niente, in pratica mi aspettavo che lui facesse qualcosa, una cena, e poi mi desse l'anello, oppure me lo faceva trovare direttamente. Magari siccome lui prenota sempre questi alberghi molto fighi, anche trovarlo sul letto appena entri, magari con dei petali di rosa, sarebbe stato bellissimo. Mai mi sarei aspettata una cosa del genere, che poi, cioè, lui è stato veramente carinissimo a organizzare tutto, cioè si è fatto Piazza del Popolo, ci sono delle foto, i maschi di lui con questo pacco gigante, la gente che lo fermava e gli diceva tipo che c'è nel pacco, dammelo a me, eccetera eccetera. Vabbè, ci stanno tanti fuori scena, anche le mie amiche che mi hanno convinto tipo andare a, cioè convinto, mi hanno invitato ad andare a Piazza del Popolo per fare delle foto, quindi io ero andata lì per fare delle foto. In realtà poi c'era Claudio, che in realtà mi sembrava tipo quelli lì che si travestono, infatti mi faceva paura con quella maschera, io neanche volevo avvicinarmi. Vabbè, comunque questi sono tutti delle retroscena che, se volete, approfondiremo in un altro video specifico, non lo so. E va bene, comunque ora vado a lavare i piatti e fare un po' di faccende, non so se ci vedremo dopo o domani direttamente, perché in realtà dopo aver fatto le faccende mi farò sicuro una bella doccia, perché si muore di caldo, e poi perché sinceramente non credo di avere altri aggiornamenti o altre cose da dirvi, e non farò chissà che cosa anche per cena, cioè mangio gli avanzi tipo mozzarella, queste cose di ieri, cidrioli, cose così molto randomiche. E niente, quindi vi mando un bacino e in caso ci vediamo domani. Io buon mercoledì. Ciao, io sono ferito. Si è andato a tatuare in questi giorni, ecco perché è sparito. E poi ho dovuto fare delle cose al lavoro, per cui insomma un giorno è mancato. Mamma, e una mattina è mancato, mi assorbe del tutto. Esatto, e oggi appunto è mercoledì, io sono con gli occhiali perché ho guidato, perché appunto ho l'esame questa settimana, quindi io sono con gli occhiali perché c'è il sole. Sì, ma non so da vista, e niente, essere... dovreste riconoscere più o meno dove siamo, da dai Francesca, dai Gemminis, sì,
che praticamente ci è arrivato alle mail dei saldi privati di Maison du Monde, quindi che fai, non lo fai in giro da Maison du Monde? In realtà dovevano venire anche Sara e Giulia, però alla fine non sono venuti, quindi niente, adesso avete sentito un ciao. Ecco, quindi adesso andiamo da Maison du Monde, facciamo un giretto per la gioia dei maschi, che in realtà si vanno a prendere una birra. L'unica cosa intelligente di Zottis è che ha il telefono scarico. Allora, ecco la Franci. Praticamente abbiamo abbandonato i maschi e siamo da Maison du Monde a Gran Roma, e cioè noi vorremmo tipo tutto di questo reparto, ed è solo l'inizio, vi dico solo questo. Io voglio questo. Sì, che è fighissimo, tra l'altro, se vi interessa 9 euro. 9,99. Scusami, hai ragione, fai la precisa, hai ragione. Purtroppo io e Francesca abbiamo finito il nostro shopping. Sì. Non siamo uscite a mani vuote, come sempre. Solo che c'è troppo sole e io sono cieca. In tutto ciò purtroppo ci siamo ricongiunte coi congiunti e ci stanno portando a fare cose noiose, vero? La media vuoi. Raga, in tutto ciò ci siamo autoinvitati, anzi in realtà è lui. Sono sempre io che si è autoinvitato. L'altra volta mi sono autoinvitata io a colazione, oggi invece ci siamo lui si è autoinvitato a cena. Vi dovete preoccupare quando ci vedrete qui col pigiama. Allora, io sto improvvisando una cena, la situazione come se fosse il mio vlog. C'è un odore buonissimo. Ho fatto la pasta al pesto perché non c'avevamo altro. Però poi ho fatto i tacos con i gamberi, col guacamole. Raga, c'è un odore pazzesco, io la amo. E ora si scopre perché Cesar l'ha sposata, vi dico solo questo. In tutto ciò Cesar è andato a fare, non lo so. È andato all'orto di famiglia, che devo capire bene dov'è, così poi quando mi metterò in pigiama. Chilometro zero. Metro zero. Niente, io mi farò adottare e trasferisco qua. C'è posto per tutti, ma ragazzi. Ma però devi iniziare a parlare italiano. Italiano. Senza cadenza. Lo spagnolo si parla in questa casa. Esatto, imparerò spagnolo. Adesso. Spagnolo. Vabbè, non è che mi va male, però Cesar devi fare lezioni, Allora, guardate quanto è stata brava Franci. Che cos'è questo? Il guacamole. Guacamole. Io lo faccio, ma non è così buono. Vabbè. Questo è il nome di Bari. Sì, sicuramente noi facciamo la pasta con guacamole e le cime di rapa. Buon giovedì. Allora, se sentite... è whisky che c'ha caldo, però quando vengo da lavoro tipo impazzisce, comincio a correre e poi via il fiatone. Allora, ieri siamo stati, come avete visto, da Francesca e Cesar, ci siamo autoinvitati, cioè lui si è autoinvitato perché sta bene con loro, quindi ci rimarrebbe tipo 18 ore e era sveglio appunto dalle 5 perché appunto è andato a lavorare. E infatti ieri sera ero KO. E infatti stamattina dormiva. Lei è uscita di casa e io me ne sono... Sì, infatti io mi sono messa le stesse cose di ieri, proprio perché non volevo svegliarlo, quindi ho preso le cose, sono uscita dalla camera e mi sono messa un po' a editare e poi sono andata al lavoro, quindi se mi vedete vestita come ieri è per quello, anche se comunque i vestiti 2 giorni, cioè una cosa penso normale, no? Beh sì, io mi sono alzato e non lo trovavo più per casa. Alle 10 si è alzato, tipo. Guardate quanto è figo il suo tatuaggio, cioè mo c'è tutto il braccio, manca solo sopra. Sì, manca solo questo pezzettino qua. Mm-hmm. Per il resto. E ci fa vedere la scella. Guardate questa cosa, mi piacciono tantissimo. Questa cosa soprattutto. Va bene, comunque, a parte questo, Zottino ha preparato un pranzettino molto faido. Lui dice tipo non ho cucinato niente. Invece guardate quanto è appetitoso, anche se magari veloce può sembrare. Però cioè, a me ispira tantissimo. Allora, ha fatto 2 bruschette con patè di olive e una con patè di peperoni. Poi qui ci stanno le olive che sono piccanti. Sono un mix di olive nere. Poi non so se ci stanno quelle taggiasche, boh, vabbè, e quelle verdi. Poi guardate che carino, il formaggio a cuoricino e il farro a cuoricino, che poi questo dice, cioè l'ha fatto lui. Eh sì, è un'insalata di farro. E poi le ha tagliato a stecca il cetriolo. Buon appetito, Ita. Allora, dopo pranzo, io e Zottino ci stiamo facendo i peli a vicenda, come romanticismo. Sempre con Luxmate, perché praticamente gli ho fatto una seduta alla schiena e i peli ho visto che gli sono ricresciuti molto più lentamente, per cui ho deciso di
continuare a fargliela anche a lui, sono notevolmente ridotti. E niente, vabbè, vi lascio se volete, perché è l'ultima settimana o la penultima, insomma, il mio codice sconto di 15€ sull'apparecchio. Comunque lo potete comprare in 3 rate da 50€. Io che ne so. Come non lo so, te l'ho detto. 3 rate da 50€. Bravissimo. Vabbè, non è sponsorizzato il video, chiaramente. E niente, comunque è super veloce perché ha gli impulsi automatici, vero Zottis? Rispetto oggi a quello che avevo prima è molto più veloce, vero? Beh sì. Allora ragazzi, stiamo morendo dal caldo. È stata un'avventura, però. Sì, siamo usciti verso le 4, sono le 4:40, perché tra il traffico, insomma, vari problemi. E sono le quasi le 5 e noi dobbiamo portare lei dal veterinario per capire bene che cosa ha questo naso, che non gli passa con niente. Quindi niente, ora andiamo dal veterinario e poi vi aggiorno. Eccoci qua ragazzi. Allora, alla fine, dopo il veterinario, Kira praticamente ha un fungo, ci ha dato una prescrizione, dobbiamo comprargli le medicine e curarla, però insomma nulla di grave, sta bene, anzi addirittura è un fungo che passa da solo, per cui però giustamente per farla andare via prima bisogna curarla. In tutto ciò siamo andati inizialmente all'Esselunga, ma praticamente non avevano niente in offerta e le poche cose che c'erano non ci servivano, e quelle che non stavano in offerta secondo me gli hanno aumentato i prezzi. Sì, mamma mia, proprio abbiamo visto delle differenze, ma non so se l'abbiamo solo notato noi, tra la spesa quando la facevamo prima e adesso, proprio le stesse cose, i prezzi sono aumentati. Considerate che ad esempio, una cosa stupida, il caffè quando ce lo mettevano in offerta stava 8,90€. 50 capsule. Oggi in offerta stava 11,90€, che comunque tu dici, vabbè 3€, però 3€ là, 3€ di là, insomma, fanno la differenza sulla spesa. E vabbè, alla fine quindi siamo andati su da Lidl, abbiamo preso ha speso 40€, abbiamo preso salmone affumicato, questo qua scozzese, che ci si può fare la pasta, insomma qualsiasi cosa. Queste fette diciamo sono integrali con il sesamo, tipo le wasa per chi le conosce. Poi abbiamo preso 2 confezioni di tonno, questo un po' per tutto, tipo insalata di riso, che ne so, farro, quello in che vi pare. C'era questo succo di frutta della Derby che ha 0 zuccheri aggiunti, costava 1€, ed è 1,5€. Ha la cuscina bassa, gli occhietti, è un po' stanco, se lo vedete un po' sottotono non ha nessun problema, no, anzi ha risolto dei problemi, per cui è felice, però è un po' stanco. Poi abbiamo preso la feta, che in realtà è una cosa che io mi scordo sempre, meno male che c'è Zottis. Poi ha preso, e mangeremo stasera se non mi sbaglio, hummus piccante. Questa è pure vegana. Una volta lo ha fatto lì, a me è piaciuto tanto. Piccante, sarà veramente buono. Sì, era per no, costava 99 centesimi per non farlo e comprare qualcosa di fatto. Abbiamo preso dei limoni, visto che il nostro alberello arranca. Poi abbiamo preso questa, che è una cosa fighissima, è un mix per fare la grigliata, che contiene 3 spiedini, 3 salsicce e 2 hamburger. Cioè, per una coppia è veramente top. Secondo me, se mettevano 3 hamburger era perfetto anche per una 3 sera, persone. C'è un bug. Esatto, tipo la domenica così. Olive nere nocciolate per l'insalatone, quindi un condimento. Questo chissà per chi, ne ha presi 3. Poi abbiamo ripreso lo yogurt, che abbiamo già preso altre volte, ed è quello bianco proteico. Che a me non piace tantissimo, però siccome abbiamo preso i muesli, questo è lo Skyr, ecco, con i muesli sicuramente sarà buono, ci faccio colazione. È sempre dello Skyr, della marca Milbona, queste qua sono le Skyrella, che sono mozzarelle proteiche, per fare tipo la caprese, insomma un pranzo veloce. Poi perché era in offerta abbiamo preso delle salsicce giacchino. Poi Zotti è stato attratto dal chorizo in salsa affruttata. Non so che cos'è. Ieri ha provato le tapas messicane, quindi niente, ha visto questa messicana. Solo per provarlo, non so neanche che cosa sia. Tra l'altro rimangono 2 terrine, se non erro, di goccio. Per 3,90€, insomma, vabbè. 3,49€. E basta, questa è la nostra spesuccia. Adesso prepariamo velocemente la cena, che io tengo fame. E niente, anche se si sente il sottofondo dei cani che stanno facendo i monelli, questa è la nostra cena. Salmone, queste fettine di... tipo wasa. Esatto. Poi c'è l'hummus, allora si è fatti i pomodorini. Poi abbiamo un po' di emmental, un po' di olive avanzate dall'altro giorno. E questa è la nostra cena. Buona cena, amore mio. Buona cena.
Comunque ragazzi, scusatemi se sono un po' giù, ma mi sento proprio fiacco, il caldo oggi, mezzo al traffico per portare Kijaiji dal veterinario. Sì, è stato tipo un'ora e mi 40. Era proprio sterminato. Ora ci vediamo Lucifer. Sì, sì. E poi ci vediamo domani, penso. Perché fai queste inquadrature? Guarda che capelli. Domani. Buonanotte. Vi ha salutato anche Kijaiji. Buon venerdì. Allora, oggi ci stiamo mangiando questo qui. Che è quello che abbiamo preso da Lidl, il chorizo, in salsa di albicocche e peperoni, e poi sempre hummus, fette croccanti al sesamo e un po' di olivette. Siamo in camera, in questo casino, a vedere Lucifer, perché qui è l'unica stanza dove c'è il condizionatore, diciamo, il pinguino. E niente, ora mangiamo, poi abbiamo diversi giri da fare, quindi sicuramente ci vediamo dopo. Allora, finalmente oggi siamo andati adesso a riprendere il mio bancomat, visto che mi avevano rubato i soldi, ho dovuto bloccarlo e richiederne un altro. E niente, mo siamo. Allora, devo fare delle guide. Poi andrò a scuola guida e farò le guide ufficiali, perché domani ho l'esame. Quindi io spero di passare, incrociamo le dita. Amore, incrociale anche tu. E niente, poi tra l'altro dobbiamo andare a casa perché dobbiamo fare un ordine di alcuni quadri che Zotti tra l'altro deve montare, giusto Zotti? Sì, amore mio, se non gli sta venendo il mal di mare a chi sta guardando il video. Perché? devo montare i quadri, però se non ci arrivano cosa monto? Dai. E niente, poi li vedrete una volta che sono arrivati a casa, li monteremo. Sono bellissimi, però ne abbiamo solo la metà ancora in realtà. Io non li faccio venire mal di mare. Allora, Claudio, raga, sta aiutando quel signore a portare la macchina che gli si è fermata. Avevamo deciso di andare a fare un po' di parcheggi, ma purtroppo gli si è fermata la macchina a questo signore, quindi giustamente ho accostato. Claudio è sceso e lo sta aiutando, sperando che riparte. Sono in quattro. Speriamo bene, anche perché sono le 3:30 sotto questo sole, cioè i signori sono anche anziani. Speriamo vada tutto bene. Sono un po' preoccupata. Poi Claudio è sempre gentile, quando c'è qualcuno in difficoltà si ferma sempre, e questa cosa mi piace tanto di lui. Considerate che anche tipo ieri a me si è rotta una busta, dovevo buttare della mondezza, e sono passati tutti dritti, i fogli mi volavano, nessuno mi ha aiutato. Claudio mi ha detto mi potevi chiamare, ma ovviamente ero lontano da casa. E solo una ragazza, alla faccia di chi dice che i giovani non aiutano, si è fermata e mi ha aiutato. Io ho detto grazie, stavo anche al telefono e attaccato. E niente, in pratica, cioè, è stata veramente carina. Ha detto anche a me capita e vorrei ogni tanto che qualcuno si fermasse ad aiutarmi, e non lo fa nessuno. Quindi appena ho visto che ti era caduta tutta la mondezza, che la busta si è rotta, sono venuta ad aiutarti, perché appunto è gentile, vorrebbe che lo facessero anche con lei. E niente, quindi ecco, siamo sempre gentili verso il prossimo, che poi sicuramente tutto sarà ripagato. Mo mi mandano a quel paese perché ci siamo fermati all'ultimo. Vabbè, Zottis sta arrivando, speriamo che andrà tutto bene. Zottis, guardate che ho ordinato la pizza da Figo, che è buonissimo. Pizza e fritti, vedo. Sì, le patatine ci hanno regalate. Ah beh, adoro, fai un po' vedere cosa c'è dentro. Poi ci apriamo, cioè ha scelto anche una birra, questa qua. Boscaiola? No, salsiccia. È boscaiola, è fumo. Ah, questa è la tua allora. Ah ok, ero nera, calcolato, oddio, e la mia qual è allora? E poi? No, questa è la mia! Tra l'altro ragazzi, andate da Figo, che è un ristorante buonissimo, buono, a parte la pizzeria, fa anche ristorante, noi siamo andati a mangiare, è buonissimo. Sì. E poi apriamo questa birra che lui dice sempre che è buona. È buonissimo, sì. Tre luppoli. Guardate, qui ci stanno le cose di Mi Son Dumonde che ho fatto il video. Speriamo sia venuto bene, perché ho i capelli osceni. Alias questi. Aiuto. Buona cena, noi andiamo in camera perché dobbiamo finire di vedere Lucifer, che ormai di solito i telefilm più vai avanti peggio sono. Invece Lucifer più va avanti e più ti incuriosisce. Buona domenica. Ah sì, buon sabato. Dobbiamo festeggiare oggi. Fate gli auguri a Ele, che ha appena preso la patente. Sì, era veramente ansiolitica la cosa. Devo dire la verità, mi ha fatto una domanda, cioè delle cose scritte, che gli ho risposto male, me ne ha fatto un'altra e gli ho risposto bene, diciamo. E poi mi ha fatto fare il parcheggio, ha azzeccato alla prima volta, botta, inversione tranquillamente.
e guidare, insomma, quindi è bravissima, insomma, aveva solo tanta paura, ma è bravissima. Infatti appena sono salita sulla macchina, quello che faceva, cioè ci facevo le guide, mi ha detto: Manni, stai tranquilla. Così, e io sì, sto tranquilla. Quindi niente, patente presa, finalmente dopo tipo 30 anni ce la posso fare. E niente, quindi per festeggiare stasera mi porto a mangiare sushi. Promesso. E niente, quindi finalmente dopo 20 anni ho realizzato il mio più grande sogno. Uno dei miei più grandi sogni. Comunque niente, volevo concludere qui il vlog e poi ne iniziamo uno nuovo oggi, perché facciamo tante cosine interessanti. Bellissime. Bye. Ciao.